Due parole su questo libro. Appena terminato di leggere, appena postato, e che mi piacerebbe sollecitarvi ad ascoltare o a leggere, insomma, a prendere in mano, come volete. Tra l'altro la mia non è l'unica lettura esistente, c'è anche un'altra lettura, anche che io trovo molto bella, fatta ad alta voce da un attore professionista. Credo che la mia lettura si distacchi un po' da quella dell'attore, molto più, diciamo, perfetta, puntuale, precisissimo poi nella dizione, nelle parole. Io ho cercato un po' di immedesimarmi nel protagonista, insomma, nell'io narrante di questo libro. E ne è venuto fuori qualcosa che, insomma, chi ha voglia tra di voi di ascoltarlo potrà anche verificare se poi sia un'operazione riuscita o no. Però il libro è un grande libro che mi è capitato di leggere ancora giovane, insomma, credo ai tempi del liceo o poco più, e che già allora mi aveva preso. Ma nel frattempo poi è passata tanta acqua sotto i ponti e ho anche avuto modo di vedere più documenti, insomma, di informarmi di più anche su quella che è stata la prima guerra mondiale, e da questo punto di vista di capire meglio a una seconda lettura, e poi una seconda lettura ad alta voce, insomma, che ti permette di entrare molto di più nel libro, nel tempo, ma anche nel racconto, cioè lo coglie molto più in profondità, sono riuscito ad apprezzarlo ancora di più, insomma, ad apprezzarlo in due aspetti. Uno, per quello che dice, per come lo racconta, insomma, per come ci descrive quello che è stato il vissuto, l'orrore di quella guerra da parte di chi c'è stato dentro e di chi l'ha vista poi da un punto di vista particolare come quello del fronte, e che quindi c'è morto in quella guerra, come morirà il protagonista, insomma, alla fine della guerra, e come moriranno poi tutti i personaggi man mano, no? Li vedremo scomparire nel corso del racconto, della narrazione. L'altro è anche di considerarlo dal punto di vista narrativo, cioè di come viene raccontato questo libro, di come è scritto, della bellezza della scrittura di questo libro, della capacità di mettere insieme, di tenere insieme tanti personaggi che continuamente interagiscono tra loro, e quindi una specie di sinfonia, una polifonia di linguaggi, pur con un io narrante, e come riesce a tenere insieme i vari momenti, e poi come, articolandosi nelle varie tappe, nei vari capitoli, si fa conoscere i vari aspetti di questa guerra in tanti momenti. Chiaramente il primo, riconosciuto da tutti, insomma, è il cameratismo, insomma, lo dice il libro stesso, no? Cioè questa scoperta del fatto che si sopravvive soltanto se chi vive la stessa avventura, insomma, chi è all'interno della stessa situazione, chi combatte dalla stessa parte e chi si sacrifica nello stesso modo, non si mette insieme, cioè non nasce una solidarietà tra queste persone che va oltre qualsiasi parentela, insomma, no? Cioè diventa una solidarietà effettiva, che è quella che poi permette la sopravvivenza, permette di affrontare la tragedia in tutti gli aspetti, insomma. Una bellezza di scrittura. Poi anche ci sono dei momenti che sono poetici, insomma, come quando l'episodio, quando famoso, penso, no? Di quando il soldato francese cadde nella stessa buca dove si trova il protagonista, e questo, diciamo così, lo ammazza, ma tutta la sofferenza, il dolore, la meditazione che viene dopo dopo aver ammazzato questo nemico, che lui poi non sentiva come nemico, quindi tutta
un pentimento per questa azione fatta, ma che non poteva fare altrimenti, insomma, no? I propositi poi, che poi verranno in qualche modo rimossi dalla realtà, perché la realtà poi è più forte, insomma, questa necessità, questo istinto di sopravvivenza. Ma comunque una grande bellezza di scrittura che potrete trovare in ogni pagina, insomma. E allora queste due cose, insomma, quello che dice e come lo dice questo libro. Il titolo, niente di nuovo sul fronte occidentale, insomma, no? In realtà è riferito, diciamo, al giorno in cui il protagonista viene colpito a morte e muore, e il bollettino che viene dato sul giornale è che niente di nuovo c'era sul fronte occidentale, cioè non era successo praticamente niente, ma era un bollettino che veniva dato continuamente, insomma, sul fronte occidentale, cioè il fronte che vedeva avversari la Germania e la Francia, e poi con l'intervento anche degli inglesi, degli americani, insomma, man mano che la guerra va avanti. Cioè, su questo fronte in realtà sembra che non succeda niente, perché questo fronte non si muove, no? È sempre lì, sulla stessa linea, insomma, un chilometro più, o anche molto meno di un chilometro più, ma insomma si va e si viene, la linea rimane quella, né una parte né l'altra riescono a sfondare. E quindi sembra che niente succeda, insomma, per l'informazione che invece vuole i grandi fatti, la grande avanzata, il grande sfondamento, non succede, quindi sembra che niente di nuovo succeda, no? È il solito tran tran, ma il solito tran tran vissuto da dentro, dall'interno, da chi sta nelle trincee e combatte giorno per giorno. Ci accorgiamo man mano che la storia va avanti, ci accorgiamo come da ogni giorno duro, ogni giorno si combatte per la sopravvivenza, ogni giorno qualche avvenimento che rende questo giorno unico e indimenticabile. Quindi chi vive questi avvenimenti dal di dentro, dalla trincea, dalla linea del fronte, per chi vive questo ogni giorno è assolutamente diverso dagli altri, ma per chi vede gli avvenimenti da fuori e cerca i grandi sviluppi, le grandi avanzate, i grandi trionfi, questo non è, insomma, sembra che tutto, che non succeda mai niente. Quindi niente di nuovo vuole esprimere anche questo, no? La mancanza di fatti apparenti, ma i fatti sono invece piccoli fatti che succedono quotidianamente e che sono vissuti da chi realmente li vive, non da chi avverte o sente le notizie raccontate dai giornali o dai notiziari ufficiali. E qual è questa storia, insomma, no? È la storia di una generazione, insomma, no? Che un po' l'esaltazione nazionalistica a partire dagli insegnanti di scuola, no? Sono ventenni che sono mandati in nome a ideali che non sono loro, ma che sono ideali patriottici, nazionalisti, eccetera, sono mandati a combattere, sono mandati sulla linea del fronte, spesso sono mandati anche impreparati, quindi poi si fanno ammazzare, soprattutto i più giovani, i più inesperti, insomma, no? Cadono come le mosche, no? Magari sono pieni di sogni e poi la realtà invece è tale che i loro sogni cadono al primo impatto con essa. Ma non solo, insomma, no, nel momento in cui vengono anche preparati nei campi di addestramento, insomma, in cui fanno questo periodo di addestramento, i loro primi aguzzini sono proprio, come vediamo, insomma, no, nel sergente Himmelstoss, questo aguzzino che nella vita faceva il postino, in realtà diventa il più tremendo aguzzino, insomma, no, delle giovani reclute. Quindi, diciamo, queste reclute poi, no, accumuleranno una maggiore aggressività, non tanto per un nemico che loro non sentono, e nei dialoghi compare, insomma, il fatto che loro non sentono nei francesi il nemico, non sentono, loro non hanno fatto niente, cercano di discutere anche quel concetto di patria che per loro non esiste, sono dialoghi molto belli su questo, no? Come loro sono persone semplici, non hanno... I loro nemici veri sono quelli che, diciamo, poi alla fine sono il sergente che è l'aguzzino e l'insegnante che li manda al fronte con leggerezza, insomma, no? Pieno di ideali patriottici. E al fronte vivono la realtà della guerra, di una guerra che appunto non va avanti, non sfonda, perché poi questa è la caratteristica, insomma,
Prima guerra mondiale, una guerra in cui i mezzi di offesa e di difesa in grosso modo si pareggiano, anzi prevalgono le armi, insomma i mezzi, gli strumenti di difesa rispetto a quelli di offesa, per cui ognuno cerca di sfondare, di attaccare, si va continuamente all'attacco, ma in questo stallo ognuno si sforzava di inventare dei mezzi di offesa. E questi mezzi di offesa spesso fallivano. Nel frattempo però la tecnologia sviluppava gli aeroplani. A un certo punto nel libro si dice che Tedeschi, insomma, il protagonista, temeva molto di più che non i caccia, insomma, che potevano fare, i morti che potevano fare, temeva molto di più i ricognitori, insomma, no? I quali indirizzavano il tiro dell'artiglieria nemica e quindi facevano molti più morti. C'era questa difficoltà, no? Di capire cosa succedeva al di dietro delle linee avversarie, insomma, no, non c'erano strumenti per arrivare a vedere al di là. L'aeroplano, il ricognitore, è stato uno degli strumenti. Gli altri strumenti che usavano e che si citano nel libro sono per esempio i palloni frenati, no? Erano questi palloni, una specie di mongolfiere, che venivano ancorate al suolo e venivano sollevate in aria. Ci andava una vedetta, insomma, un soldato che osservava il fronte nemico e cercava di vedere i movimenti delle truppe nemiche dietro la linea delle trincee. È chiaro che questi palloni frenati poi erano facilmente bersaglio sia degli aeroplani nemici sia anche del tiro nemico. Quindi, insomma, queste vedette che salivano nel pallone frenato spesso sapevano che ci avrebbero rimesso la pelle, insomma. Molti aspetti di questa guerra, no? Infatti il libro verso la fine c'è questa sensazione, no? Che stanno arrivando i tank e i carri armati, insomma, no? Che intanto avevano sviluppato la tecnologia del carro armato, insomma, no? E diventano, insomma, quasi dei mostri invincibili, no? I carri armati permettono poi di superare le fosse, di sfondare le linee, i reticolati, insomma, no? Davanti alle trincee. E poi dietro va la fanteria, insomma, no? E quindi lo sfondamento è reso poi possibile, insomma, no? Dal carro armato, altra invenzione che è stata portata avanti con la Prima Guerra Mondiale. Quindi, insomma, il libro descrive, ti fa vivere dall'interno anche come cosa succede, no? Cosa sono anche le bombarde, no? Gli effetti delle bombarde, insomma, di queste specie di cannoni che sparavano in alto e poi, insomma, dove cadevano c'era uno spostamento anche d'aria, per cui a un certo punto il nemico avversario veniva addirittura spogliato, insomma, e trovavano questi resti del nemico appesi nudi agli alberi, magari col solo casco in testa, no? E poi la differenza, cioè come il fante che viveva nella trincea si abituava, insomma, la sua vita poi dipendeva da come sapeva riconoscere il fischio, il rumore dei vari tipi di proiettili, no? Come certe bombe, anche di cannoni più grossi, in realtà erano meno nocive rispetto al fischio di pallottole molto più piccole, ma molto più penetranti e molto più micidiali. Gli shrapnels, no? Queste bombe che poi venivano, diciamo, con un detonatore interno e che esplodevano prima di arrivare al suolo, no? E spargevano queste schegge micidiali, insomma, no? E questo succedeva anche nell'aria, insomma. Assisti, insomma, all'interno di questo libro anche all'evolvere, capisci anche il perché, insomma, i tedeschi presi dalla fame, insomma, alla fine si sono arresi, così come è successo anche per gli austriaci, insomma, no? Che a un certo punto è stata la fame, insomma, è stata l'inadeguatezza, la mancanza poi di strumenti, pur avendo i soldati migliori, alla fine sono stati costretti ad arrendersi, no? E poi capisci anche l'ottica dall'altra parte del fronte, no? Cos'era la propaganda, per esempio, in tempo di guerra, no? A un certo punto il protagonista dice, ma insomma, si fanno passare come quelli che mangiano i bambini, insomma, no? Loro sono peggio di noi perché danno su di noi delle notizie false, noi non siamo quelli, insomma. Poi capisci, insomma, che questa generazione di ventenni è perduta, insomma, no? Perché fa un'esperienza tale dalla quale nel momento in cui dovesse uscire non riuscirà più a inserirsi nella vita. Insomma, quelli che avevano già un mestiere,
magari forse dopo la fine della guerra riusciranno a ritornare a quel mestiere. Quelli che vengono dopo, che quindi erano troppo piccoli in tempo di guerra, non sapranno bene cosa sia stata la guerra, ma quelli che l'hanno vissuta, insomma, no? Così, questi non riusciranno più a... No, è un'esperienza alla quale non sapranno più rimediare, non è soltanto tempo perso, ma è un qualcosa che gli segnerà per tutta la vita. E quindi tutto il problema dei reduci, insomma, e poi tutto il problema dei mutilati di guerra, no? Ci dà anche un quadro di quello che è la vita all'interno dell'ospedale militare, insomma. E anche lì, insomma, l'unica possibilità, insomma, di sopravvivere è quella un po' di scherzarci sopra, di pensare alle cose essenziali della vita, insomma, a sapersi adattare alle rinunce. E quindi grandi episodi, no, di solidarietà, episodi molto belli, insomma, no, di umanità, di solidarietà tra questi amici, grandi personaggi, insomma, tutti i personaggi che compongono questo gruppo, insomma, no, di camerati, compreso poi Kaczynski, insomma, no, sono tutte figure molto belle, ognuna con la sua particolarità, col suo carattere, insomma, no. Poi anche la descrizione, insomma, di quella che è la licenza, il momento della licenza, quando uno torna a casa, insomma, no, trova la propria famiglia, e spesso poi all'interno di questa licenza trova, diciamo, quegli allenatori da bar, no? Cioè quelli che gli chiedono: oh, ma bravo, Fante, eccetera, ma perché non sfondate, andate di là, eccetera, eccetera, no? Gli offrono la birra, ma non si rendono conto di cosa effettivamente sia loro che stanno lì in panciolle, che fanno i soldi con la guerra, insomma, no? Vorrebbero risolvere tutto a chiacchiere, insomma, no? E quindi l'abisso che si crea, no, tra queste persone che vivono la realtà della trincea e come è vissuta la morte nella quotidianità, negli ospedali. Quando dice, insomma, noi, se ci fosse una possibilità che il nostro amico si salvi, se c'era una possibilità che si salvasse, avremmo fatto di tutto per dargliela. Ma una volta morto, insomma, i suoi stivali non gli servono più, insomma, se noi li lasciamo lì, li prenderebbe la sanità militare, insomma, no? Quindi abbiamo bisogno di questi stivali per camminare, quindi, insomma, qui, insomma, c'è un problema pratico che si pone, insomma, no? Quindi finché c'è una speranza di mantenere in vita l'amico, il compagno, il camerata, insomma, no? Si fa di tutto, poi ritorna la necessità della sopravvivenza quotidiana. E in ogni capitolo, insomma, no, in questo libro ci mostra un aspetto della guerra, insomma, non i suoi aspetti, a partire dai pidocchi, dai topi, no, che si mangiano, dal rancio, da quello che era la distribuzione di cosa mangiavano, poi, insomma, da com'era vissuto il loro tempo libero, il loro tempo morto, insomma, da quello che è appunto la condizione del reduce, dall'ipocrisia delle alte gerarchie, no? Il momento in cui gli fanno indossare delle divise nuove soltanto per la parata, perché viene il Kaiser, insomma, a passarli in rassegna, poi queste divise verranno restituite, insomma, no? Dal loro bisogno di trovare dei contatti umani, quando incontreranno anche un gruppo di ragazze, insomma, tutta una serie di piccoli episodi, il rapporto della licenza, no? E quindi il ritrovare la madre malata che poi non ha da mangiare, insomma, no? Perché anche al di là del fronte ci si privava del mangiare per poterlo mandare l'aggressività delle gerarchie, insomma, no? Che prendevano questi giovani e li mandavano a morire al fronte, e nello stesso tempo poi requisivano anche ai contadini le mucche, i beni, insomma, no? E quindi si trovavano doppiamente fregati, cioè la povera gente era doppiamente fregata, sia perché doveva andare a combattere per delle cause che non sentiva, sia perché... sono tutti temi che vengono toccati, insomma, no? Anche l'esaurimento, insomma, il fatto che a un certo punto il contadino... anche questo è un episodio molto bello, no? Il contadino che rivede il pesco fiorito, insomma, no? Che a un certo punto dà via di testa e vuole tornare a casa, no? E fugge inconsapevolmente, nel senso che
era considerato disertore, probabilmente fucilato, poi non sappiamo, insomma. Quindi tutti gli aspetti della guerra che questo libro, di questa grande guerra, insomma, nel senso grande perché ha coinvolto il mondo e perché è stata un grande momento di passaggio, insomma, da un'epoca all'altra. E quindi la piccolezza dei generali, la piccolezza degli ideali, e invece la aggrapparsi alla realtà, la capacità di aderenza, di trovare senso delle persone che erano coinvolte, che rischiavano continuamente la vita, insomma. E progressivamente vedremo questo piccolo gruppo di personaggi assottigliarsi sempre più, finché alla fine li troveremo tutti morti, insomma, no? Il libro si concluderà anche con la morte dell'io narrante. Ecco, e fate caso, insomma, alla bellezza della narrazione, insomma, la bellezza al linguaggio, insomma, con cui questa storia è narrata, insomma, è descritta, e come lucido anche questo divenire, insomma, dei fatti, no? Questo libro comincia quasi con un momento di festa, che poi è una festa relativa, perché a un certo punto, insomma, la compagnia da 120 si erano trovati in 80, e quegli 80 che erano rimasti, insomma, avevano da mangiare per 120, quindi era una festa per loro poter avere, come dire, poter riempirsi la panza, come non erano abituati a fare, insomma, anche col cibo di quelli che non erano più tornati dal combattimento, dal fronte, insomma, no? E quindi per loro è quasi una festa, insomma, questa di poter condividere un rancio fatto per 120 e dividerselo in 80, insomma, i numeri esatti, ma presso poco questi. Poi però un po' alla volta, insomma, no? Cioè, ci si trova davanti ai vari momenti, insomma, no? Quindi la vita, alle varie durezze della vita, insomma, no? Il rapporto con questo sergente fanatico, come vengono mandati, convinti ad arruolarsi, il distacco da parte dei genitori, e poi la morte del primo compagno, Kemmerich, e poi un po' alla volta, insomma, no? La morte di tutti, fino all'episodio anche finale molto, molto toccante della morte di Kaczynski, che è un grande personaggio all'interno di questo libro, insomma, quasi una figura paterna, fino al penultimo capitolo, così, insomma, un grandioso capitolo anche sulla vita negli ospedali, insomma, no? Cosa sono questi feriti mutilati di guerra, insomma, no? Questa l'atrocità dei danni sul corpo che la guerra ha fatto, e l'uso, diciamo, quasi come degli animali da esperimento, che viene fatto anche da certi medici su questa umanità ferita, mutilata, distrutta, insomma, no? Dalle bombe, dalle schegge, insomma, da tutto quello che può averli colpiti. Ecco, un libro che fa riflettere, insomma, no? E diciamo, in certi aspetti anche, no? Se si esclude l'orrore della guerra, diciamo, a volte fa anche commuovere, fa anche sorridere, insomma, perché succedono anche degli episodi in qualche modo divertenti, di vera umanità, insomma, no? Come quando, così anche verso la fine, insomma, no? I vari, quelli che occupano la stessa stanza si danno da fare per permettere, insomma, a un loro camerata di poter avere un rapporto con la moglie che lo viene a trovare dopo 2 anni che non lo vede, insomma, no? E quindi questa solidarietà, insomma, no? Che si verifica tra le persone che apparentemente sono piccole, ma che in realtà, insomma, sono le più grandi, insomma, è la vera, l'umanità vera, insomma, no? Quella che non è quella degli ideali, insomma, no? È quella dei comportamenti pratici, insomma, della capacità di vivere e di adattarsi alla realtà quando non c'è altro modo per far fronte, insomma.
Io lo trovo un libro molto bello. Buon ascolto.